Ma ciao a tutti! Quanti di voi guardano i cartoni animati? Io sono il primo ad alzare la mano e con gli anni ho sentito davvero moltissime teorie e storie sulla verità di questi cartoni, o almeno sui più famosi, che spesso si sono anche rivelate vere. Oggi andremo proprio a vedere alcune teorie dei fan e storie sui cartoni che guardiamo o guardavamo tutti i giorni e che forse potrebbero sconvolgervi o rovinarvi l'infanzia. O il presente, o il futuro, o tutto quello che volete. Ovviamente prima ricordatevi di fare un piccolo saltino sulla pagina di gaming del canale e cominciamo! Phineas e Ferb. È un cartone animato americano prodotto dalla Disney. È la storia di due fratellastri che creano invenzioni deliranti e divertenti e la loro dolce sorella cerca sempre in qualche modo di incastrarli per far vedere ai genitori che in realtà sono dei geni creativi. Non capisco cosa ci sia da far incastrare in questo caso. Moltissime sono le teorie dei fan e i creepypasta creati attorno a questa serie. Si dice per esempio che sia basata su una storia vera tristissima. Phineas e Ferb sono due fratelli che muoiono e loro sorella li rivede fare cose impossibili. La mamma dà delle pillole a Candace, perché crede che sia pazza. Candace ne prende troppe e muore anche lei. Allora la mamma, per ricordare la figlia, ha chiesto di creare questo cartone. Ma questo non si sa se sia vero o fattibile, infatti in pochi ne hanno sentito parlare. La verità più sconvolgente invece riguarda Phineas, che in realtà potrebbe essere il figlio del malvagio antagonista, il dottor Heinz. Come sappiamo, anzi non sappiamo, Phineas non ha mai conosciuto suo padre. La teoria potrebbe sembrare folle, eppure ricordate quell'episodio in cui sua madre era salita in auto proprio con lui e potrebbero aver avuto più di una semplice conversazione. Diventa ancora più convincente la teoria se si pensa anche alla forma dei volti dei due personaggi, triangolari con capelli a sei punte. È stato disegnato apposta così secondo voi o è solo una coincidenza? Gli amici immaginari di casa Foster. Questo cartone lo guardavo anche molto spesso, ma non mi ero mai reso conto di una cosa che ora mi ha sconvolto di sicuro la vita. Frankie potrebbe essere sempre stata un'amica immaginaria. Sapete che personaggio è, no? Allora, per me è no. Ciao. È quella che si occupa della gigantesca casa e prova a pulirla di tanto in tanto. E nonostante tutto questo tempo avessimo pensato fosse una persona normale, in realtà non lo era. Madame Foster, a quanto pare, l'ha creata a sua somiglianza con l'aspetto forse di quando era giovane. Se avete notato una cosa, non ha praticamente amici umani e sa veramente tantissime cose sulla casa, anche le più segrete. Ora la vostra vita sarà davvero completa. Quanti di voi ancora guardano questo cartone di tanto in tanto su internet? Famiglia nucleare. Avete presente i Flintstones e i pronipoti? Due serie così opposte eppure così simili. La prima parla di una famiglia di cavernicoli che vivevano nel passato senza tecnologia e senza Fortnite. No, vabbè, son basito. La seconda serie invece è di una famiglia futuristica al 100%, con navicelle stranissime volanti che fungevano da macchine. In un episodio, il più piccolo della famiglia Jetsons aveva creato una macchina del tempo per tornare indietro nel passato, così facendo hanno incontrato i Flintstones. Ma secondo una teoria, quella non era una macchina del tempo, bensì una macchina per il teletrasporto. I pronipoti vivono forse su un altro pianeta, sopra delle strane nuvole nere, mentre i Flintstones sono una civiltà ricreata dopo un'intensa guerra nucleare. Il cartone di questi ultimi è stato creato nel 1960, dove una guerra nucleare era la paura di tutti dopo gli eventi accaduti pochi anni prima. Poi avrete notato sicuramente la tecnologia di cui dispongono. Nonostante siano cavernicoli, è vero, non è all'avanguardia, ma sono simili a quelli presenti nel nostro presente, come aspirapolveri, macchine, oppure anche un sistema economico con del vero denaro. Il mondo dei Flintstones sarebbe un mondo ricreato dopo il disastro nucleare, cercando di ripartire da zero con le risorse già disponibili. SpongeBob. Il cartone di SpongeBob ha ricevuto moltissime teorie durante gli anni, ma due sono state le più spaventose e forse più vicine alla verità di quanto possiamo immaginare. La prima parla del protagonista. La madre e il padre di SpongeBob erano in realtà fratello e sorella. Così ha avuto varie malattie dopo la nascita, come la schizofrenia, disturbo bipolare e ritardo mentale. Una notte, in un momento di rabbia estrema, ha fatto del male a sua sorella. Sì, aveva anche una sorella. Da allora è stato rinchiuso in un istituto psichiatrico. E mentre era lì, ha creato nella sua mente Bikini Bottom, e ogni personaggio per lui è importantissimo. Patrick Stella, per esempio, è il suo desiderio di avere un vero amico, e Squid invece rappresenta i bulli che lo tormentavano per via delle sue malattie. What?
ma questo creepypasta è più lontano dalla verità in confronto a quest'altro che sto per raccontarvi. Bikini Bottom è il frutto di un'esplosione nucleare. Wow, quante esplosioni di recente! Il nome, per esempio, è preso da un posto che esiste veramente, cioè Atollo Bikini, una zona in cui venivano provate delle vere bombe atomiche e quindi la radioattività è ai massimi livelli. Per questo troviamo delle creature così strane in fondo al mare in quel punto. E il creatore della serie ha ammesso lui stesso che era così. Quindi questa teoria è quella più veritiera. Simpaticissimi pescioloni e animali marini in generale che ridono e giocano in una simpaticissima zona radioattiva. Quanto siete sconvolti? Io tanto. E ovviamente con il sorriso in volto rifiuterò tutto questo e andrò avanti. I Simpson. Come ogni buona top sulle teorie dei cartoni che si rispetti, dobbiamo per forza inserirci i Simpson. Su di loro in realtà si potrebbe fare un'unica classifica di teorie e storie di fan e non, e moltissime sono pure confermate. Comunque, la più comune riguarda quella sul coma di Homer. Sembra ci sia finito per più di 25 anni, e molto di quello che è accaduto è successo nella sua testa. L'8 ottobre 1992 incontra Dio in un episodio in cui gli viene comunicato che morirà tra 6 mesi, quindi nel 1993 ad aprile. L'episodio più vicino, dove succedono dei fatti molto strani legati appunto a questa cosa, è quello dove Bart manda in coma Homer dopo uno scherzo finito male. Da qui tutta la serie dovrebbe essere soltanto un sogno, come già detto prima. Se non l'aveste notato, prima di quell'episodio i Simpson erano una famiglia con problemi normali, da famiglia normale. Brutti voti a scuola, padre con problemi di alcolismo e tradimenti, beh sì, più o meno normale. Dopo le cose sono diventate molto bizzarre, a volte raggiungendo pure il paranormale. Anche il fatto che i personaggi da allora non sono più invecchiati nemmeno in quanto a stile di disegno. Voi che dite, può essere vero o è l'ennesima sciocchezza? I fantagenitori. Nei fantagenitori possiamo vedere le vicende di un bambino di nome Timmy Turner, che ha davvero, ma davvero tanta sfiga, e per questo motivo si ritrova in situazioni caotiche e divertenti, insieme ai suoi fantagenitori, ma secondo una teoria è tutto frutto della sua immaginazione, e Timmy soffre in realtà di depressione, essendo sempre bullizzato e trattato come un cane da tutti. Anzi, ora mi spiego meglio. Proprio per via della depressione Timmy va spesso dal medico. Da lui riceve delle ricette per degli antidepressivi potentissimi. Di solito sono sempre 2 ricette e queste 2 medicine sono i fantagenitori. No, God, please, no, no! In base alla medicina presa corrisponde una fata diversa. La prima è l'Oxanax, che dà energia e vitalità anche quando non si vorrebbe, e si riferisce a Cosmo. La seconda invece è il Prozac, che aiuta a stimolare la mente, quindi Wanda. Ogni volta che Timmy esprime un desiderio finisce sempre nei guai e comincia a saltare qua e là e correre come se non ci fosse un domani. E questo è un altro indizio che dà corda alla teoria. Tutte le sue avventure forse sono solo frutto delle sue medicine e come saprete tutti i bambini ad un certo punto smettono di vedere i fantagenitori. E di solito sono quelli che in teoria riescono a superare la depressione e quindi non assumere più medicine. Danny Phantom. È una serie creata in America nel 2004 e trasmessa da Nickelodeon, che parla di un ragazzo metà fantasma e metà umano, cioè Danny, che deve anche proteggere il mondo degli spiriti in incredibili avventure e tante cose belle come per qualunque cartone. La teoria più sconvolgente in questo caso riguarda la vera identità di Danny. Forse lui è Timmy Turner. I personaggi delle due serie, per esempio, sono molto simili, ed entrambi i personaggi vivono vicissitudini simili. In un ultimo desiderio selvaggio prima del suo compleanno, Timmy ha desiderato di rimanere per sempre con i suoi fantagenitori. Così, dopo tantissime avventure, Timmy e i suoi amici sarebbero diventati addirittura dei fantasmi in quest'ultimo episodio. Trasformato quindi il nostro protagonista in Danny Phantom e il Fairy World in una Ghost Zone. Anche i suoi amici potrebbero essere cambiati. Trixie in Paulina, AJ in Tucker, Tutti in Sam e Chester in Dash. Uno degli esempi, anche se apparentemente di base, che rompe la teoria per molti è che tutti nel mondo di Timmy hanno 4 dita, mentre Danny e i suoi amici ne hanno 5. Ma questo ancora non vuol dire niente. I Puffi. I Puffi sono blu, hanno case dentro i funghi, o a forma di funghi, vedete voi, e sono molto vivaci. Possono essere ciò che volete, ma di preciso cosa possono essere? Secondo alcuni sono dei fanatici di qualche strana religione, o setta, o club. Se notate bene, quasi tutti indossano pantaloni e abiti bianchi, tranne il grande Puffo che indossa roba rossa e sarebbe quindi la guida principale,
In più episodi, quando un pufo si ammalava seriamente o smarriva la via, aveva repentini cambiamenti di colori di pelle o di mente, il grande pufo lo guariva con sostanze molto strane e anche parole molto strane. Questo per molti è un segnale chiaro: devi essere come loro o finisci male. E addirittura nella civiltà dei pufi abbiamo solo una ragazza che in teoria dovrebbe essere una spia di Gargamella, ma poi si unisce a loro. Anche su di lei le teorie sono tantissime, anzi sui pufi ne esistono centinaia e nessuna di esse è molto bella da sentire. E con questo concludiamo. Ok, sono leggermente scioccato, ma ho scoperto che di teorie ne abbiamo ancora moltissime, su tanti altri cartoni, e quindi potremmo tornare con un altro video ancora se vi è fatto piacere. Lasciate un mi piace per farmelo capire e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.